pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, quello di oggi è un vero inno alla musica, una canzone molto famosa e amata del panorama italiano, firmata da un artista come Max Gazzè. Dicevamo che è un vero inno alla musica perché ne canta le lodi, spiega quale sia il suo potere e infatti si intitola Una musica può fare. È un brano del 1999, scritto e interpretato proprio da Massimiliano Max Gazzè, cantautore romano classe 1967. Il brano partecipò al Festival di Sanremo dello stesso anno, nella sezione giovani, arrivando alla fine all'ottava posizione, ma diventando un vero tormentone radiofonico nelle settimane successive. Faceva parte dell'album La favola di Adamo ed Eva, che era uscito qualche settimana prima. Il testo è chiaro, si elencano tutte le cose che una musica può fare, per esempio cantare ninne nanne, ritornelli, può parlare d'amore o salvare dall'orlo di un precipizio, come canta proprio Gazzè, che ricorda anche il potere di svegliare o far addormentare. Quella per la musica è una vera passione per Gazzè, coltivata fin da bambino, tanto è vero che durante l'infanzia, mentre vive in Belgio, perché il padre lavora per l'ambasciata italiana a Bruxelles e frequenta la scuola europea della città belga, Gazzè inizia a studiare anche pianoforte e ad appena 6 anni, a 14 invece passa al basso elettrico e inizia a cimentarsi con esibizioni nei locali cittadini. La sua formazione internazionale gli permette di lavorare in una band straniera, poi di trasferirsi nel sud della Francia fino al 1991, quando il cantautore romano torna proprio a Roma. Compone soprattutto colonne sonore, ma sperimenta anche sonorità nuove e lavora con diversi artisti, alcuni dei quali sono tuttora spessissimo al suo fianco, come Niccolò Fabi e Daniele Silvestri, ma anche Alex Britti o Frank High Energy. Se il primo album risaliva al 1996, Contro un'onda sul mare, il vero successo arriva l'anno dopo, quando pubblica insieme a Niccolò Fabi il singolo Vento d'estate, vincendo un disco per l'estate. Proprio questo brano anticipa l'album che contiene la nostra hit di oggi, che appunto fa parte di un disco che tra l'altro vede la collaborazione del fratello Francesco Gazzè. Poi arrivano il premio Tenco, il terzo album, seguiti dai ritorni a Sanremo e al Festival Bar, in un crescendo di notorietà. Molti duetti anche con artiste donne come Paola Turci o Carmen Consoli, numerosi anche i riconoscimenti come il premio Amnesty International, ricevuto nel 2014, anno in cui nasce anche il progetto dei cantautori amici di vecchia data, Fabi e Silvestri, che fanno una tournée insieme in Europa. Dai tempi di Una musica può fare sono 10 gli album pubblicati.